Allora, ciao bimbi, come state? E io sto bene oggi. Ho messo la magliettina di chi? Che mi ha regalato chi? Nico! Così mi sento più vicini. Oggi ripetiamo le equivalenze. Ho avuto problemi stamattina con il computer perché il programma con cui registravo mi dice che non è compatibile con Windows. Dopo una settimana, non si sa perché. Comunque va bene così, ne abbiamo trovato un altro. Allora, vediamo un po' di ripassare le misure di lunghezza. Le abbiamo già svolte a scuola sia l'anno scorso sia quest'anno. E adesso andiamo a vedere qual è l'unità fondamentale delle misure di lunghezza. Sappiamo che è il metro. Importante è capire quando ci troviamo la marca, cioè il simbolino che vediamo. Chilometri, ettometro, decametro, metro, decimetro, centimetro, millimetro, accanto al numero, a quale numero si riferisce. Allora, avevo già cercato di realizzare il video in precedenza, ma ora cancello e lo rifacciamo insieme perché non si era registrato, perché questo è uno strumento nuovo e ho dovuto prendere confidenza. Eh sì, sto imparando anch'io tante cose, è una grande opportunità, guardate. Dobbiamo cercare di studiare tanto e da questa brutta esperienza di trarne qualcosa di buono. Che dite? Perché ogni crisi provoca, se la affrontiamo in maniera corretta, un miglioramento nell'uomo. Sempre, sempre se siamo intelligenti e affrontiamo il tutto con uno spirito di avventura. Allora, adesso andiamo a vedere se voglio trasformare 136 metri in decimetri, come devo fare. Abbiamo detto che se noi andiamo verso destra, quindi verso i sottomultipli, moltiplichiamo per 10. Se andiamo verso sinistra, verso i multipli, dividiamo diviso 10. Allora, noi adesso faremo un saltino andando in decimetro e metri in decimetri, come si fa a trasformarli? In questo modo, 136, scriviamo 136 per 10 uguale 1360. Questo è un punto, non è una virgola, perché se io clicco e gli do l'invio, lui me lo fa in automatico. E ricordate che questo è il punto che divide le migliaia, non è la virgola, perché stiamo parlando di numeri interi. Quindi la marca, adesso che mettiamo, sarà decimetri e si riferisce allo zero, alla cifra zero. Quindi la marca va sempre vicina all'unità. In questo caso era vicina al 6, quindi si riferisce al 6, 136 metri. Quindi la marca, ricordiamo, che va vicino all'unità nei numeri interi e anche nei numeri decimali, lo vedremo dopo. Adesso vogliamo trasformare 136 metri in centimetri. Che facciamo? Uno, due salti e lo trasformiamo in centimetri, aggiungendo due zeri. Adesso facciamo 136 per 1000 uguale. Quanti salti facciamo da metri? Uno, due e tre. Lo trasformiamo in 136.000. Adesso invece andiamo a fare l'opposto. Andiamo verso i multipli, quindi 136 lo dividiamo, diviso 10, trasformandolo in decametro. In questo caso non mi fa l'operazione. Vediamo come si fa, ricordate, andando verso sinistra si mette la virgola, quindi facciamo 13, virgola 6. Che cosa? Decimetri. Scusate, decimetri, eccetera, decametri, perché stiamo andando verso i multipli. Adesso facciamo 136, seguiamo quest'altra equivalenza. Diviso 100 è uguale, ci spostiamo di stavolta di due posti, 1 e 2, quindi 136 metri diventa 1,36 ettometri. Adesso 136 metri lo dividiamo diviso 1000 e vediamo
1, 2, 3 salti, quanti chilometri sono? 1, 2, 3 posti, quindi io devo aggiungere uno 0 e avrò 0,136 chilometri. Chilometri, ok? Adesso invece andiamo a vedere i numeri decimali. La marca, ricordate che si riferisce sempre alla cifra delle unità, quindi in questo caso al 4, ok? Al 4. Evidenziamo il 4. Allora, 14,5 lo moltiplichiamo per 10 è uguale a 145, perché la virgola si sposta di un posto. Poi andiamo a vedere, non ho messo, scusate, non ho messo la marca, decimetri. Adesso andiamo a vedere, c'è 14,5 per 100 è uguale a, si dovrebbe spostare di due posti, quindi moltiplicato per 100, 2, un posto ce l'occupa la virgola e l'altro lo aggiunge lo 0. Quindi abbiamo 1450, che cosa? Centimetri. Adesso andiamo invece al 14,5 per 1000, uguale. In questo caso un posto spostiamo la virgola e gli altri due zeri li aggiungiamo. Scusa. E non lo fa stavolta perché è un birichino e lo scriviamo a mano. Ok, e scriviamo i due zeri mancanti perché un posto è occupato dalla virgola. Adesso andiamo invece a fare la divisione, quindi andiamo verso i multipli. 14,5 metri diviso 10, diviso 10. Sposto la virgola di un posto verso sinistra, quindi scriverò 1,45. Che cosa? Dacametri. Ok? La marca, ricordate che un dacametro è 45. Ok? Poi andiamo a 14,5 diviso 100 uguale, in questo caso di due posti, quindi 1, 2, devo aggiungere lo 0, ricordate? Ettometri. E abbiamo la marca che si riferisce 0 ettometri 145. Ok, millimetri in questo caso. Andiamo a 14,5 diviso 1000 è uguale a 1, 2, 3 posti, quindi io scrivo lo 0, virgola, un posto occupato dallo 0, il 14, gli altri due zeri e il 5. E avrò chilometri 0,0145. Qui ho messo invece della virgola il punto di virgola. Allora, ci siamo bimbi? Se invece voglio trasformare, adesso passiamo a, per esempio, voglio trasformare chilometri in metri, 163, quanti salti gli faccio fare a questo coniglio che è il coniglio di Karim magari, che salta. Allora andiamo 1, 2 e 3 posti, quindi 163 per 1000 uguale e abbiamo, se abbiamo 163.000 metri. 163 dacametri li voglio trasformare in centimetri. Sarebbero anche tre posti qua, lasciamo stare. Facciamo due posti, lo trasformo in decimetri. Allora, 163 per 100 uguale e lo trasformiamo in decimetri. E abbiamo 16.300 decimetri. Spero di essere stata chiara, bimbi, e di riuscire a
lavorare su queste misure di lunghezza. Ora vi assegnerò dei piccoli esercizi da fare, se trovo qualche giochino ve lo posto. E vi raccomando, studiate, perché dobbiamo studiare! Studiamo! Maremma! Allora... Grazie.